è un antifascismo che propone la dottrina sociale della Chiesa, che ad esempio è contro lo Stato etico, mentre il fascismo dice lo Stato è fonte, è autorizzato a dire ciò che è bene e ciò che è male, materialmente, moralmente. La Chiesa ovviamente dice no, la fonte del bene e del male, per definire il bene e il male, è tutta un'altra. E quindi non è un antifascismo, dicevo, di partito, è una parola unica ma con molti significati. È un antifascismo di valori, è un antifascismo che perciò rifiuta tantissime cose del fascismo, rifiuta il diritto assoluto del fascismo a essere l'unico e il primo educatore. La Chiesa rivendica di poter educare insieme alla famiglia. C'è l'enciclica famosa, Gravissimum Educationis, del 1929, che richiama questo principio, quando il fascismo vuole chiudere tutte le associazioni non fasciste per avere il monopolio dell'educazione. È un antifascismo che non vuole la morte dei fascisti, ma vuole che cambino idea, vuole convincerli del loro errore. È un antifascismo che è contro il fascismo e altri e antifascismi che gridano a morte, molte adunate fasciste terminavano a morte, molte adunate di partigiani comunisti, vedete gli anni di Eros, terminavano a morte. Questo è invece un antifascismo che si propone come salvezza della vita, che si propone di riportare nei cuori umani deviati da questa ideologia il senso dell'umanità, usando il termine umanità, non ancora, diciamo, come primo passo, anche verso poi una riconquista religiosa. È un antifascismo che è dettato a, come simbolo, le parole, ecco, Dio vuole, Dio ama l'uomo che vive, non l'uomo che muore. Quindi è un antifascismo, Marconi è testimone, è uno dei grandi testimoni di questi, ma anche Don Carlo stesso, è uno dei grandi testimoni di questo fascismo che vuole la vita, non vuole la morte di nessuno. Già nel 40 Calmano Don Pasquino trova questo, trova modo di esplicare questa sua dottrina e lo pone in contrasto con il fascismo. Ecco, ancora più lo pone in contrasto con il fascismo del dopo 8 settembre, quando il fascismo rivendica vecchie ideologie, ecco, e basta leggere Il Solco Fascista oppure La Diana Repubblicana per capire quanto questo fascismo fosse, avesse in odio la Chiesa, avessi in odio i sacerdoti, perché non si prestavano ad essere strumenti del fascismo. Il fascismo arrivava a dire, ecco, chi disobbedisce allo Stato, qualunque cosa sottinteso allo Stato comandi, disobbedisce a Gesù Cristo. Ovviamente Don Pasquino e i sacerdoti non possono accettare questo, questo antifascismo. E andato su a Tapignola, si trova in un vicariato, in un gruppo di sacerdoti, di parroci, pienamente, tranne uno, pienamente consentanei a questo suo ideale. Vi posso citare Don Battista Pigozzi, che verrà poi ucciso nel marzo 44, che era, sì, dopo il secondo prete ucciso dopo Don Pasquino, Don Vasco Casotti, che sfugge alla morte perché lì è fortunato, Don Benedetto Fontana, Don Enzo Guardi, Don Mario Brandi, Don Paolino Canovi, Don Giuseppe Iemmi di Felina, Don Benedetto Fontana si lo citava. Ecco, c'è il parroco di Villa che invece è più, non vede bene il coinvolgimento in questa attività. Il super partes voluto dal vescovo per i preti lo vede come un non interessarsi del fatto politico, anche se il fatto politico, ecco, arriva anche a mettersi contro l'uomo e contro l'umanità. Non è, è un po' su queste posizioni, e in effetti verrà poi ucciso dai comunisti con l'accusa tutta falsa di aver procurato la morte di Don Pasquino. Don Vasco Casotti nel suo memoriale scrive all'8 settembre di nuovo allerta e specifica aiuto ai disertori,
che non vuole un arruolamento con il senso professista, aiuta gli espressioni dei reati, eccetera. Dice, verso la fine di novembre, dopo l'8 settembre, capitò fra noi il povero Don Burdi, portando un calore e un sapore guerresco in questa attività. Sapore guerresco non vuol dire il sapore della guerra come comunemente inteso, ma un impegno totale, una milizia, ecco, nel diffondere questi valori di questo antifascismo che vi ho appena accennato. Poi, anche qui è storia molto nota, quindi vado molto velocemente, ecco, la canonica di Don Pasquino diventa un centro a cui confluiscono non solo gli ex prigionieri alleati, ma anche i resistenti alla leva fascista, anche i primi partigiani che cominciano a organizzarsi, tra i quali gli stessi fratelli Cervi, ecco, alcuni dei quali vanno su. Collabora con Don Carlo, e per capire il valore di questa collaborazione dovrei qui ripetere, non lo faccio ovviamente, tutta la storia di Don Carlo Domenico Orlandini, prete e comandante partigiano, e medaglia Vittoria Cross dagli inglesi, che è tutto dire, quindi per dire il suo impegno, e poi l'intera storia delle Fiamme Verdi. Le Fiamme Verdi hanno sempre considerato Don Pasquino il numero uno delle Fiamme Verdi, anche se Don Pasquino muore il 30 gennaio, le Fiamme Verdi sorgono nell'autunno dello stesso anno, quindi 7-8 mesi dopo. E Don Pasquino ottiene un consenso tra i suoi giovani e i giovani anche di altre parrocchie vicine, e i suoi giovani, tra i quali ho avuto la fortuna di scrivere, anche se brevemente, la biografia del numero uno di Don Burdi, Dante Zobbi. Ecco, questi giovani diventeranno poi il nucleo portante delle Fiamme Verdi, coloro che a un certo punto rifiuteranno la metodologia dell'esecuzione sommaria, dalla rapina, eccetera. Il martirio, ecco, sul martirio, anche questo è quanto mai noto, però ci sono alcune lettere nuove, mi pare ancora inedite, del vescovo Brettoni, che non dicono nulla di nuovo se non di un impegno di documentare ulteriormente il suo impegno a favore di Don Pasquino prima della cattura e soprattutto a difesa della sua vita dopo la cattura. Ora, il martirio grosso modo viene così. 18-21 gennaio il parroco di Villa, quello che a cui non piaceva questo modo di ricevere i partigiani di Don Pasquino, indice un triduo per le ragazze di Azione Cattolica per la festa di Sant'Agnese, protettrice dell'Azione Cattolica. Invita Don Pasquino a predicarlo. Don Pasquino però, avvertito che a Villa ci sono dei pericoli, la sua denuncia viene dal fascismo di Villa di Nozze, in effetti, non va. Va soltanto l'ultimo giorno. Mentre scende dalla stazione incontra un pattuglione di carabinieri, 4 carabinieri e 3 militi della GNR che salgono la Tapignola, ma si salutano e non si dicono niente. E va giù a Villa a predicare questo. E il pattuglione sale e trova in canonica un gruppo di partigiani, evidentemente ancora sprovveduti di quelle tattiche, di quelle prudenze militari che Don Carlo poi insisterà ad insegnare, perché si fermano a giocare a carte in canonica, nella stanza di sotto c'è una maestra che fa scuola ai bimbi del paese, bastava che guardassero dalla finestra e avrebbero visto un'ora prima il pattuglione in arrivo. Invece si lasciano sorprendere lì, da questo pattuglione, rispondono a fuoco. Non ci sono feriti per fortuna, non ci sono altre gravi conseguenze, perché il giorno dopo la ricognizione sui luoghi del fatto fuoco viene fatta dai carabinieri del tenente Pollara, segretamente d'accordo con la resistenza, e grande amico di Don Vasco Casotti e di Pasquale Marconi.
Don Pasquino viene condotto a Villa e incarcerato. La sera stessa, la notte stessa, viene offeso, viene picchiato, la sua talare viene fatta a brandelli, il che dice una cosa molto importante, che il suo martirio non è solo martirio per la patria, è martirio anche per quella fede, ecco, che i fascisti non riescono più a strumentalizzare per il loro partito. E su questo particolare c'è la lettera di Don del parroco di Villa, scritta al vescovo 3 giorni dopo, in cui dice di queste torture. Ecco. Il 20 lunedì viene catturato il venerdì, il 24 viene condotto a Reggio in Corriera. Don Vasco Casotti si accorda con il gruppo partigiano di Villa per liberarlo, d'accordo con l'autista, il quale si sarebbe fermato a una salita presso Razzolo, fingendo un guasto al motore, e i partigiani ne avrebbero approfittato per attaccare la Corriera e liberarlo. Questo è il piano di Don Casotti con il comandante, il capo comunista di Villa, capo partigiano. Don Casotti stesso sale sull'autobus lunedì mattina, arriva al posto predisegnato, l'autobus si ferma, ecco, fingendo il guasto, ma nessuno viene a salvare Don Pasquino, quale viene portato a Reggio, da Reggio portato a Scandiano, in carcere in condizioni disumane. Ecco, il 28 gennaio viene ucciso un vice capo squadra fascista di Rio 600, e immediatamente il capo del fascismo reggiano, che poi dice di essersi adunato come tribunale, ma non risulta assolutamente, decide la condanna a morte di 9 ostaggi, tra cui Don Pasquino. E la condanna viene eseguita il mattino dopo, domenica, alle 6 del mattino, al poligono di Tiro. Quel giorno stesso, invitato dalle autorità fasciste di Reggio, il vescovo Brettoni celebra in Ghiara una messa per i caduti dell'Istria, alla presenza del prefetto e delle altre autorità fasciste e di governo locali. Nessuno gli dice niente, Don Pasquino è già stato fucilato. Lo viene a sapere a messa terminata, e qui le lettere nuove del vescovo arrivano anche l'ora, ore 12, scrive una lettera di protesta al prefetto. Poi, in attesa di farla vedere al canonico Ferrari, così per una prudenza sua, si mette a pranzare. Alle 13 arriva la lettera del prefetto Savognani, il quale, dichiarandosi costernato, riporta la notizia della fucilazione, assicurandolo che sono state usate tutte i passaggi di legge e che Don Pasquino ha ricevuto i conforti religiosi. Il vescovo, ore 15, risponde al prefetto rimandandogli gli ossequi, cioè dicendogli diplomaticamente, ma in maniera tale che vuol dire che i suoi ossequi si ritenga per lei dopo quello che aveva fatto, ecco. E alle 5 la lettera parte dalla prefettura. Poi, immediatamente, i primi giorni di febbraio, prepara il bollettino diocesano e mette quella famosa lettera in cui dice che qui dà notizia dell'uccisione di Don Pasquino, e ha quella frase famosa in cui dice che per il giudizio, per le cose che Don Pasquino ha fatto, rimanda al giudizio equanime della storia, ma che lui personalmente, per tutto ciò che Don Pasquino ha fatto e ha operato, non ha altro che a elogiarsi. Ecco. E naturalmente questo suscita le ire del fascismo locale, che dicono ha preso le parti di un brigante, di un assassino, eccetera. Ecco, e qui il fascismo esplode in tutta la sua virulenza contro la Chiesa, quella virulenza che, vi ripeto, se volete avere delle prove, andate.
caratterizza la diana repubblicana di quel periodo. La uccisione di Don Pasquino ha anche un altro epilogo. Cioè, i sacerdoti ormai, da questa lettera del vescovo e da queste vicende di Don Pasquino, dalla reazione fascista, hanno la prova che il loro impegno contro il fascismo, contro il nazifascismo, per la liberazione dell'Italia da queste dottrine e da queste truppe occupanti straniere, è pienamente legittimata. Ecco, direi l'impressione che hanno delle pagine, tutti i periodi che seguono con l'informazione, questa informazione, e lo testimonia anche Don Vasco Casotti nel suo memoriale, che ha questa frase: dopo la mancata liberazione di Don Pasquino, e ormai è certo che Don Pasquino verrà ucciso perché conosce bene i fascisti, e dice: addio Don Pasquino, tu vai alla morte gloriosa del martire della libertà. Noi continueremo la tua opera col tuo stesso entusiasmo, con lo stesso tuo ardore. Uno di meno nella lotta, ma il tuo sangue è stato seme che ha centuplicato. Mi fermo qui, scusate per la mia. Grazie anche al professor Giovannelli che ci ha restituito la complessità e la ricchezza del percorso biografico di Don Pasquino Borghi.